poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. In ogni momento della nostra giornata dovremmo ricordarci che il Signore è vicino. Egli vede tutto ciò che facciamo e sente ogni parola che diciamo. L'esempio che Cristo ha dato al mondo vieta ogni frivolezza e volgarità. La vita deve essere vissuta in modo fragrante per la grazia di Dio. Da quelli che amano Dio verrà fuori una gioia vera, un'influenza positiva, e questo porta una forza che convince e converte. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore, dice l'Apostolo. Perché con timore e tremore? Perché non passi l'idea di una fede leggera, fatta di battute e scherzi, e non dare agli altri l'impressione che la verità non ha influenza santificatrice sulla persona. Come seguaci di Cristo, dobbiamo fare in modo che le nostre parole siano motivo di reciproco aiuto e incoraggiamento nella vita cristiana. Dovremmo parlare di misericordia e bontà di Dio. Dovremmo lodare e ringraziare. E se la nostra mente e il nostro cuore sono piene dell'amore di Dio, le nostre parole lo testimonieranno. Buona giornata.